al Consiglio del 25, sarà votata la surroga e quindi dovrei entrare in Consiglio regionale. È un'emozione e un momento importante. Ti volevo chiedere infatti quali sono le tue sensazioni? Appunto, sono emozionato, sicuramente è un percorso che mi si apre davanti diverso rispetto a quello che ho fatto fino ad oggi. Domani contestualmente firmerò anche la richiesta di aspettativa, per cui per questi 10 mesi lascerò il mio lavoro. Sono sicuro però che questo percorso sarà accompagnato da tante persone, non sarò solo a farlo, quindi questo mi conforta molto. Quando generalmente c'è un insegnamento, parlo ad esempio del sindaco, si parla sempre delle priorità nei primi 100 giorni. Ecco, tu ti sei dato un'agenda. I miei primi 100 giorni molto probabilmente sono metà del mio mandato, però sicuramente vorrei e farò un giro per quello che è il mio Valdarno e cercherò di capire quali sono le emergenze. Alcune le conosco, vorrò parlare con i sindaci e fare un momento quello, un focus e un punto sulle necessità da portare in Consiglio regionale. Con loro appunto proverò a darmi anche un'agenda. Facciamo tutti insieme gli auguri e un grande bocca al lupo a Valentina Vadi per la nuova avventura che l'aspetta, però siamo anche contenti perché Montevarchi ha una figura istituzionale importante a rappresentarla in Consiglio regionale e quindi per noi è davvero una cosa importante. Altrettanto importante è sapere che ci sarà chi curerà anche gli interessi del nostro Valdarno, della nostra valle, che ha dimostrato in questi anni di avere il Consiglio regionale, di avere attenzione e di fare politiche di investimento sul nostro territorio, anche su Montevarchi, ma c'è ancora tanta necessità di andare avanti in questo lavoro. Voglio pensare appunto agli incentivi che sono arrivati, alle risorse che sono arrivate dal lavoro fatto appunto in Consiglio regionale, in Giunta regionale per il Palazzetto dello Sport, per la Scuola Media di Levane, però il lavoro che ancora c'è da fare di attenzione al territorio, quindi avere un rappresentante di Montevarchi per noi è davvero una garanzia di attenzione e di cura del nostro territorio. Un esempio su tutti è la frana di Ricasoli che ancora giace lì, nonostante appunto la Regione Toscana abbia investito ingenti risorse, da quando c'è questa amministrazione tutto è silente, tutto tace, però i lavori non sono conclusi, quindi sicuramente questo sarà un modo per ripartire dal territorio del Valdarno, ma anche per ascoltare in maniera più forte le esigenze della nostra città.